Lo si dice sempre, ma puntualmente ricapita. Una tragedia come quella di una bambina di 2 anni trovata morta nella notte non può colpire una comunità di meno di 5.000 abitanti in cui tutti conoscono tutti, ma spesso la realtà smentisce desideri e aspettative, come è accaduto per i cittadini di Cisliano, ancora increduli, che un fatto del genere possa essere accaduto nel loro paese. Stanotte, ecco, cosa hai sentito? Allora, io non ho sentito nulla, sinceramente, anche se ero sveglia. Sono rimasta scioccata veramente stamattina quando ho sentito la notizia. Anche lei amava i bambini, cioè i suoi figli proprio li amava. Una comunità piccola come Cisliano, insomma, una faccenda del genere come la popolazione. Una cosa grossa, mai me lo potevo aspettare, non lo so. Fatta sconvolgente, non è mai successo una roba del genere in un paesino come questo. Svegliarsi il giorno della festa della donna e apprendere una notizia così terribile proprio di una mamma, una giovane mamma, sono mamma anch'io, ho più anni, è terribile. Non è mai successo niente in questo paese, mai, un paese tranquillo. Secondo lei come la prenderà la comunità di Cisliano una cosa così grave? Lei come la prenderebbe? Sì, come la prenderebbe? Male, specialmente se poi la bambina, sono cose che fanno male, no? La si prende come una tragedia, la si prende male, l'ho saputo stamattina purtroppo sui social ed è una disgrazia, siamo tutti in lutto, il paese è in lutto e siamo veramente dispiaciuti per quello che è successo.